mister si è fatto aspettare metà giornalisti, colleghi se ne sono andati. Okay. Era fare quello l'obiettivo. No, scherzo. Vabbè, una buona mossa. Le volevo fare i complimenti comunque per la prestazione della sua squadra, perché come ho detto ad Alvini, ho visto soprattutto la forza tecnica di questa squadra, era risaputa, l'aveva detto alla vigilia anche il mister Alvini, però io ho visto una grande umiltà in questa squadra, una grande concentrazione, siete venuti con uno schieramento a 5 diverso dal solito e avete aspettato il Cosenza, e questa è stata l'arma vincente di oggi secondo lei? La ringrazio per i complimenti, perché li prendo volentieri i giovani ragazzi, perché era la richiesta di fare una partita tosta, solida, perché comunque questo è un campo dove diverse squadre ci hanno già lasciato le penne e tante altre ce le lasceranno, perché faccio i complimenti al Cosenza, c'ha le qualità, lo sapevo, e invece siamo stati bravi, abbiamo tenuto botta, abbiamo avuto tante occasioni per aprire la gara nel primo tempo, per chiuderla nel secondo tempo, e quando non le concretizzi quante ne hai, poi ovviamente arrivi nel finale che nel caos prendi anche qualche rischio, però ripeto, è una partita che serviva, bravi ragazzi, perché lo spirito è stato uno spirito di livello ed è quello dove dobbiamo appoggiare le nostre qualità, perché se vogliamo proporre solo le nostre qualità poi andiamo in giro che facciamo molta fatica. Buonasera mister, Martina Mila del DOT. Mi volevo ricollegare a quello che ha detto lei, dicendo appunto che mister Alvini ha descritto questa partita come una partita d'episodi, e infatti poi che si è decisa tramite una ripartenza. Secondo lui ovviamente ci stava il pareggio, vista appunto le occasioni che ci sono state tra primo e secondo tempo. Come la giudica lei? E poi un suo giudizio invece relativo alla stagione del Sassuolo in generale, quindi questo inizio sicuramente arrembante, che quella di oggi potrebbe essere la svolta definitiva. Ma le svolte, è presto per parlare di svolte, ogni partita è difficile, bisogna presentarsi al massimo dei giri per fare bene. Per me è una partita in cui meritiamo, usciamo dal campo meritando il risultato. È una partita complicata come sono tutte le partite, però le occasioni le abbiamo avute anche importanti, sia nel primo che nel secondo tempo. E poi ovviamente quando non hai quella lucidità o quella ferocia di chiuderle, puoi lasciare che in qualche episodio si possono anche riaprire. Quindi secondo me usciamo dal campo con tante occasioni create, con qualche occasione subita, affrontando un'ottima squadra che ha messo in difficoltà tantissime squadre di questo campionato, tante perché ancora è presto, però ne metterà in difficoltà tantissime, e penso che usciamo meritatamente con un risultato pieno. Buonasera mister, Franco Segreto, Corriere dello Sport, complimenti per la vittoria. Volevo chiederle quando ha pensato di passare alla difesa 3 e se il risultato di parità alla fine con quel tiro di Rizzopinna poteva essere il risultato più giusto secondo lei. Grazie. Beh, sul risultato penso di aver già risposto. E invece l'altra domanda, avevamo in settimana avuto qualche problemino con i giocatori offensivi, perché comunque all'inizio settimana sia Pierini che Tosvalt avevano avuto dei problemini, ieri ha avuto un problemino anche Volpato e non è stata la partita, e allora ho cercato di essere solido all'inizio della gara, tenere testa a un avversario che comunque nei primi tempi ha sempre messo molto in difficoltà le squadre che sono venute qua, per poi nella ripresa sciogliere un po' le briglie e provare ad andare a cercare la vittoria. È andata bene, sono stati bravi ragazzi, siamo stati bravi a soffrire, e l'emblema di questa gara è il salvataggio dell'Oriente nel finale, che comunque è un ragazzo che viene punzecchiato giustamente perché ha le qualità per fare sempre molto bene come ha fatto oggi, ma io sono convinto che è un ragazzo in gamba, è un ragazzo serio e ci darà una grande mano in questa stagione. Buonasera mister, Fabio Benincasa, Corriere della Calabria. Le chiedo perché quei 3 cambi a inizio ripresa, cosa non le è piaciuto e come sta Lovato soprattutto? Lovato non sta bene, penso che sia infortunato e qualche partita purtroppo la salterà. E i 3 cambi perché comunque avevamo fatto la partita che volevo, avevamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, avevamo tenuto testa all'avversario, però pronti via, inizio ripresa, volevo dare energia, brio e qualità alla gara per cercare di sbloccarla e poi provare a ammazzarla tra virgolette. Siamo stati bravi a sbloccarla, abbiamo avuto le occasioni per finirla, non ci siamo riusciti e poi nel finale in qualche mischia abbiamo rischiato, però con grande generosità siamo stati bravi a portare a casa l'intera posta. Mi può dare un giudizio su Cervo?
Ah, Riccardo lo conosco, a parte che è un giocatore del Sassuolo, giocatore nostro, e poi l'ho avuto a Frosinone, un ragazzo che ha delle enormi qualità, un grandissimo potenziale, può crescere tanto nel riempire la partita perché comunque sa fare tante cose e le sa fare bene, quindi io gli auguro col tempo e con le partite, che sono quelle che servono per migliorarsi, di crescere nel livello e di raggiungere palcoscenici importanti perché ha un potenziale per poterli raggiungere. Grazie mille. Ciao, grazie.